Ancora insieme per un nuovo appuntamento con Coffee Break, quest'oggi in compagnia dell'amico Angelo Brescia, presidente dell'associazione Amici del Cuore, ma anche un tecnico di radiologia all'ospedale di Ostuni. Grazie Angelo per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Noi siamo in compagnia di Angelo in particolare perché c'è un evento in programma per il prossimo 17 di febbraio nella sede della Biblioteca Comunale, appunto un evento organizzato dalla suddetta associazione, l'Associazione Amici del Cuore di cui Angelo è presidente, un evento importante, incentrato come sempre sulla prevenzione ed Angelo è appunto qui per parlarcene. Buonasera a tutti, intanto Doriana, consentimi di ringraziare te per la possibilità che date a me e all'associazione di conoscerci e di presentare i nostri eventi. Il prossimo evento che, come dicevi, abbiamo organizzato per il 17 febbraio prossimo è centrato, come ogni evento, sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e non solo. Infatti questa volta in particolare parleremo della prevenzione in medicina in senso lato, quindi daremo la parola all'oncologo, al cardiologo e al pneumologo, perché in realtà all'interno della nostra associazione girano figure molto importanti dei professionisti che non si occupano solo di cardiologia, ma anche, come avete potuto vedere, di cardiologia, di pneumologia e di oncologia. Quindi l'evento che faremo, e ne sono veramente molto fiero, non è stato facile organizzarlo, ma ci siamo messi con molta impegno e ce l'abbiamo fatta, porteremo il cardiologo, il pneumologo e l'oncologo. Il cardiologo che sarà come sempre il nostro grande amico e soprattutto grande professionista conosciuto ormai in tutta Italia e oltre, Fabio Sgura, e pneumologo Antonio Castagnaro, un altro grandissimo professionista che opera all'ospedale di Ostuni ed è conosciuto in tutta la provincia, e ciliegina sulla torta la importantissima dottoressa, professoressa Giorgina Specchia, che si occupa di emato-oncologia presso il Policlinico di Bari, e la quale si occupa in particolar modo di ricerca. Per cui all'interno del suo laboratorio ha messo a punto un apparecchio insieme ai suoi specializzanti che attraverso l'analisi del DNA, del famoso acido desossoribonucleico, lo studio, quindi la possibilità di tirar fuori la possibilità che un paziente possa sviluppare o meno una patologia. Quindi è importantissimo dal punto di vista innanzitutto di prevenzione, per cui un soggetto che sa prima di poter sviluppare o meno una patologia mette in essere delle precauzioni che possono ovviamente prevenire la malattia stessa, per cui un benessere per il paziente, ma soprattutto una riduzione di spesa a livello sanitario, perché se so che un soggetto ha la possibilità di sviluppare una particolare patologia, ovviamente pongo in essere delle precauzioni, quindi c'è una riduzione anche di spesa a livello sanitario. All'interno di questo evento che noi stiamo andando ad organizzare vi è la presenza anche dell'europarlamentare Elena Gentile, c'è stata, se non vado errato, nel governo Vendola l'assessore alla sanità e che in Europa si sta occupando in maniera molto importante appunto della prevenzione. Lei ci parlerà di riduzione della spesa sanitaria e anche dei progetti che l'Europa sta mettendo in atto per aiutare le associazioni come le nostre. Perché purtroppo in un momento di crisi economica che stiamo vivendo le associazioni e il volontariato fungono da veramente un perno importantissimo per portare avanti e per aiutare tanta gente che ne ha veramente bisogno. Quindi, come dicevi tu, la presenza quindi di Elena Gentile è anche giustificata dal fatto, quello che appunto dicevi tu, da quello che esporrà la professoressa Giorgina? Assolutamente, infatti invito tutte le associazioni a venire perché Elena ci darà la possibilità e ci spiegherà come fare
a livello europeo a tirare fuori anche degli incentivi economici per le varie associazioni che hanno sicuramente bisogno, perché io, essendo presidente della mia associazione, tutti i giorni sono costretto a combattere per accumulare qualcosa per poter portare avanti vari progetti, tutti centrati sulla prevenzione. Infatti noi dal punto di vista di organizzazione di eventi facciamo almeno 3 eventi di tipo culturale come questo, che attraverso i quali spieghiamo alla gente la prevenzione, i metodi di prevenzione, eccetera. Ma in particolare ogni anno a maggio, e questa diciamo, è una cosa che ci vado veramente fiero io e la mia associazione, organizziamo eventi di tipo dimostrativi, nel senso che intanto invitiamo le scolaresche di Ostuni da noi e dimostriamo loro quali sono le principali manovre salvavita attraverso il massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore. Ma creiamo un vero e proprio percorso di salute dove all'interno vi sono dei professionisti quali il pneumologo, l'oncologo, il dietologo, lo psicologo e così via. E quindi diamo sicuramente a cittadinanza un servizio eccellente. E non mi nascondo, e se non vado errato l'ho già detto altre volte, che all'interno di questi eventi abbiamo tirato fuori gente che in realtà aveva bisogno di essere visitata e che subito dopo è stata ricoverata e ha subito vari interventi che potevano essere impianti di pacemaker o addirittura dei bypass. Per cui è importante veramente fare questi eventi. Il mio sogno, il sogno della nostra associazione è quello di farne più di questi eventi. Però ci tengo a sottolineare che la nostra associazione va avanti grazie agli sforzi personali, non abbiamo assolutamente nessun tipo di aiuto dal punto di vista amministrativo, io non ho mai avuto aiuti dall'amministrazione e addirittura sono costretto a pagare anche la biblioteca comunale ogni volta che faccio gli eventi, sono costretto alcune volte anche di tasca mia a tirare fuori dei soldini per poter accedere all'auditorium della biblioteca comunale. Purtroppo queste questo sono dimostrano questo anche dimostra, il tuo. Certo. L'associazione Amici del Cuore quando nasce? Perché nasce? L'associazione Amici del Cuore nasce nel 2010, grazie alla volontà appunto di Fabio Sgura, che ha voluto portare il modello dell'associazione Amici del Cuore da Modena ad Ostuni, perché lui riteneva, era molto legato a questa associazione a Modena, dice perché non farla ad Ostuni, ci siamo rincontrati. Nasce come presidente nel 2010 all'epoca con Salvatore Pecere, che saluto e rimane per sempre il presidente onorario dell'associazione. Dopodiché sono subentrato io e niente, abbiamo iniziato a fare questi progetti tutti centrati sul tema della prevenzione. La nostra parola d'ordine, come avete potuto vedere, la ripeto spesso, è sempre la prevenzione. La nostra associazione è dotata anche di un automezzo e che abbiamo presentato più volte, che diciamo utilizziamo per il trasporto dei pazienti cardiopatici e non solo, anzi invito e grazie e ringrazio per l'occasione per poterlo dire, insomma, appunto questo automezzo è a disposizione della cittadinanza per essere, se un paziente ha bisogno di essere trasportato per una visita cardiologica o altri tipi di patologie, basta chiamare la nostra associazione, noi saremo a disposizione per poterli trasportare presso i posti che hanno bisogno, insomma. L'associazione vanta un numero cospicuo di iscritti oppure no? No, cerchiamo pian pianino di crescere sempre più. Abbiamo circa un'80ina di iscritti, ecco, questa è più o meno la nostra platea di iscritti, ecco. E dobbiamo comunque, posso diciamo testimoniare che comunque ogni vostro evento è davvero seguitissimo, sì, cioè sì, l'auditorium sì, è sempre gremito, quindi questo la dice lunga sulla voglia, la volontà della gente di essere vicino a queste associazioni che tanto trasmettono per la prevenzione. Quindi questo insomma deve anche un po' incentivarvi e comunque diciamo, essere soddisfatti del vostro. Lo stimolo che ci danno è importante per andare avanti, abbiamo bisogno di questo. Bene Angelo, come tu dicevi nel corso di questo incontro che si terrà il prossimo 17 di febbraio nella Biblioteca Comunale, ci sarà anche Elena Gentile, che è un'europarlamentare, che parlerà del risparmio della spesa sanitaria, quindi quanto mai un argomento di scottissima attualità. Molto attuale, attualissimo, visto le... diciamo il periodo un po', diciamo, che vogliamo chiamarlo buio,
chiamiamolo buio, periodo davvero drammatico che sta attraversando non solo la sanità, diciamo che a livello forse europeo, no? Stiamo vivendo un momento davvero, davvero scottante. Certo, no, si passa magari dal parlare di un argomento così importante per la salute, comunque bisogna anche affrontare questi argomenti. Tu ultimamente sei stato eletto, sforiamo un po', sei stato eletto alla Convenzione Nazionale del... Diciamo che non ci facciamo mancare nulla. Assolutamente. Sei stato eletto alla Convenzione Nazionale del PD. Per la mozione Martina. Per la mozione Martina, in questo senso come ti stai impegnando? Guarda, io domenica scorsa sono stato a Roma. Intanto ringrazio il partito per avermi dato questa possibilità per essere presente come delegato provinciale per la mozione Martina a livello nazionale. Sono stato a Roma e diciamo è stata un'esperienza davvero straordinaria, un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo e che sono stato davvero felice di fare. Ho ascoltato con molta attenzione le tre mozioni. E diciamo che il partito sta vivendo un periodo davvero particolare, molto molto particolare, un periodo che sta cercando di ritrovarsi al proprio interno, un partito che per la nazione ha fatto tanto, però come al solito noi del Partito Democratico, noi della sinistra siamo bravi a autolesionarsi, a autodistruggerci, tanto abbiamo fatto per questo paese. Il problema più grosso è che la nazione ha una memoria storica bassissima, molto piccola, perché se ci ricordassimo da dove veniamo, da un periodo in cui lo spread, se ti ricordi bene, Berlusconi ci ha lasciato con uno spread di 500 punti, in cui l'economia andava davvero, davvero, davvero male, l'Italia era quasi in default. Si è succeduto il governo Monti, dopodiché siamo subentrati noi, abbiamo dovuto lavorare davvero tanto per poter portare tutti gli indicatori economici ci davano a livelli positivi. Potevamo sicuramente fare molto di più, potevamo fare di più, facciamo una mia colpa, però tanto è stato fatto. Non siamo stati bravi a pubblicizzare nemmeno quello che abbiamo fatto. Poi sai, purtroppo i 5 Stelle hanno cavalcato l'onda del populismo, delle cose che purtroppo la gente vuole sentirsi dire quello che vuole, per cui senza magari fare i conti con la possibilità effettiva di poter fare. Questo reddito di cittadinanza che così tanto decantano, che mi permetterei più di chiamare reddito di sussistenza, è un sussidio, sostanzialmente un sussidio, è un reddito di sudditanza più che altro, per cui mette la gente quasi ad essere suddita di questo di governo che gli promette Mari e Monti, ma non so a che punto e fino a che punto potrà consentire loro di dare questo denaro. Loro parlano molto di questi centri dell'impiego, saranno i centri dell'impiego che daranno lavoro a questi giovani, ma io non vedo riforme per i centri per l'impiego, non vedo la possibilità assolutamente, non ci sono politiche per il lavoro, questa è la verità, il problema è questo e né tantomeno si prospetta nel futuro un futuro migliore, non vedo assolutamente una possibilità per un miglioramento in questo senso. Siamo in un tunnel, secondo te? Siamo in un tunnel senza luce. Che il Partito Democratico deve assolutamente ritrovarsi al proprio interno e dal 4 febbraio, perché il 3 febbraio ci saranno le primarie, scusami, il 3 marzo ci saranno le primarie, ma il 4 febbraio mi auguro, e questo penso sia l'intenzione di tutti e tre i candidati, sia Giachetti, sia Zingaretti, sia Martina, il giorno dopo si devono ritrovare in una unità e lavorare insieme per poter portare il partito fuori dal pantano in cui si trova e cominciare a fare delle politiche per i giovani che portino assolutamente l'Italia fuori da questo tunnel che altrimenti ci vedrà assolutamente andare sempre più indietro.
Bene Angelo, non potevamo non toccare questo argomento visto, insomma, anche qui ad Ostuni il prossimo maggio ci sono le elezioni amministrative, quindi no, abbiamo toccato questo argomento politico. Come persona, io ti conosco personalmente in una situazione non molto felice, però posso dire che fai questo tuo lavoro in maniera umile e lo fai anche con passione, quindi grazie. Credo anche questo scaturisca anche il fatto che ti abbiano eletto a presidente dell'Associazione Amici del Cuore. Senti di dire qualcos'altro sul prossimo evento del 17 o lo ricordiamo intanto che si terrà il 17 di febbraio alle 17. Alle 17, è difficile da dimenticare, no? Come... Sì, infatti. Io vi invito tutti, spero che siate numerosi come le altre volte, noi da parte nostra cercheremo di darvi sempre più e vi invito, siate presenti. Insomma. Bene, lo ricordiamo, facciamo vedere anche la locandina insieme. Di questo incontro che si terrà appunto nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Ostuni, alla presenza di illustri relatori, il titolo dell'incontro è la prevenzione in medicina, la parola all'oncologo, al cardiologo e al pneumologo, alla presenza appunto, come dicevi, della professoressa Giorgina Specchia, del dottor Fabio Sgura e del dottor Antonio Castagnaro, con la presenza dell'europarlamentare Elena Gentile. Ebbene, grazie a te Angelo per aver mandato questo dato. Messaggio grazie. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Coffee Break. Non dimentichiamo di ringraziare il nostro Nicola con la sua location, il bar Dolci Momenti. Arrivederci a tutti. Grazie a voi.